Il dottor Alberto Zangrillo, che vi ricordo è un medico che fa parte del famoso ospedale San Raffaele di Milano, conferma in una recente intervista la minore pericolosità del Covid-19, del coronavirus. In particolare, Zangrillo avrebbe detto: la capacità del virus di produrre malattia è uniformemente scomparsa nel contesto nazionale. È un'evidenza dalle cartelle cliniche. Queste le parole di Zangrillo al Corriere della Sera, nel quale proprio Zangrillo sottolinea che in questo momento tutti gli accordi sono compresi al bello, grazie alle misure necessarie come il blocco, il distanziamento e le mascherine, che hanno sicuramente contribuito ad abbassare la carica virale, ma è ridotta anche la forza letale del virus, perché la correlazione tra carica virale e capacità di produrre malattia, anche grave, è dimostrata. Qualcosa che ha fatto anche il virus, però, l'interazione tra SARS-CoV-2 e l'ospite ha prodotto un cambiamento che ci ha favorito. Tutti attendono l'arrivo della seconda ondata. Io credo invece che il virus si possa fermare qua. Quanto ai due focolai veneti, credo che abbia ragione il presidente Zaia a voler controllare il controllo sui cluster e impedire che chi sia oggetto di sorveglianza possa sfuggire. È la base della prevenzione. Oltretutto ho saputo dal governatore che è trattato da un imprenditore che è andato in giro consapevole di non stare bene. Se si è aggravato poi dipende anche dalla carica virale che ha contratto in Serbia, che può essere più elevata rispetto a quella che circola in Italia. Queste dunque sarebbero le parole che il dottor Alberto Zangrillo, dottore che lavora all'ospedale San Raffaele di Milano, avrebbe detto al Corriere della Sera di recente. Un salutone caro a voi, cari utenti di YouTube, iscrivetevi, commentate al prossimo video. Se avessi detto qualcosa di sbagliato o di non esatto, me ne scuso, ma ho utilizzato doverosamente in modo condizionale, quindi escludo su di me eventuali responsabilità civili o penali.